Direi che possiamo partire. Grazie, grazie a tutti, bentornate e bentornati o benvenute e benvenuti per chi non era con noi nell'incontro del 27 marzo in cui abbiamo dato il nuovo avvio al percorso di pianificazione strategica verso, diciamo, il 2030 e con un orizzonte anche un pochino più ambizioso. Prima di passare a presentare questa persona stupenda che ho di fianco, che abbiamo fortemente voluto, vi ricordo che questo sarà un lavoro, come tipico del nostro piano, di elaborazione condivisa e per consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare abbiamo previsto diverse modalità di partecipazione, quindi sia forme assembleari che partecipazione attraverso strumenti digitali che laboratori di coprogettazione, come ci siamo detti anche il 27 di marzo. Il tema è quello di lavorare sul futuro, ma a partire da quello che possiamo fare oggi, no? Qui ed ora, un po' questo è l'abbrivio del nostro nuovo percorso di lavoro. E per questo abbiamo ritenuto, insomma, utile e prezioso fare dei momenti di riflessione guidati da esperti dei diversi temi che abbiamo detto tratteremo. Se vi ricordate, abbiamo trattato tre macro temi, abbiamo indicato tre macro temi che sono un po' i tre pilastri della sostenibilità, considerando che il quarto pilastro è la governance, anche se troppo spesso ce lo dimentichiamo, che sono il tema dell'ambiente, del territorio, il tema sociale, cultura, il tema economia e lavoro. Sono però macro temi fortemente interrelati, perché lo sviluppo sostenibile non ha barriere, non ha cancelli, non può avere confini e non può avere delle visioni troppo disciplinari, proprio perché nell'integrazione tra questi temi che si trova poi, si può trovare la sintesi. Ed è per questo che anche se partiamo con un incontro che è dedicato al tema territorio-ambiente, come sentirete dalle parole di Elena Granata e come avrete probabilmente letto nei suoi libri, perché ha avuto la fortuna di leggerli, il suo è proprio un approccio estremamente integrato, olistico, come si dice oggi. Elena è un ospite particolarmente gradita per me personalmente perché attraverso i suoi libri trovo sempre idee, spunti per provare ad applicare la sua scarsa convenzionalità, la sua profondità, la sua sensibilità, e uso una parola usandola proprio con il senso che ha nella nostra lingua. E la sua capacità anche di vedere, di guardare a cose che normalmente non si guardano, no? Nel pensare alla città, alla comunità. E lei ha proprio un approccio che attraversa il tema della città, incrociandolo con quello dell'ambiente, con quello del sociale, con quello della cultura. E Elena non sa neanche lei se vuole essere chiamata architetto urbanista, probabilmente nessuna delle due, poi ci dirà perché, ma insegna in realtà urbanistica al Politecnico di Milano, è anche vicepresidente della scuola di economia civile, ha lavorato per il G7 2020-21, se non ricordo male, quindi per il ministero, insomma, per il governo. E ha scritto diversi libri, il primo che mi viene in mente è Biodiversity, il secondo che è forse molto famoso, Placemaker, poi dirà lei, insomma, quali sono gli approcci di questi libri, e il terzo che è proprio l'ultimo, Il senso delle donne per la città. Tutti e tre libri che vi consiglio anche per la freschezza con cui sono scritti, che è qualcosa di totalmente poco accademico, ecco, devo dire, con tutto il rispetto naturalmente per l'Accademia che non voglio rubare altro tempo, sia per pudore che perché siamo qua per ascoltare Elena e non me, però volevo dire una cosa tecnica e una invece per dare il terreno ad Elena. La cosa tecnica è che voi avete mandato delle domande quando vi siete iscritti, noi queste domande le abbiamo ricevute e anche passate ad Elena che nella seconda parte dell'incontro con Maurizio Ermetti poi cercherà di dare un'interpretazione a queste domande. Altre le potrete fare inquadrando il QR code nella cartolina che vi è stata distribuita all'entrata e in quella stessa cartolina troverete uno spazio per appuntare invece delle vostre riflessioni. Ci piacerebbe che una vostra riflessione, insomma, il famoso messaggio da portarsi a casa in qualche modo che si dice in questi casi,
Ecco, ci piacerebbe che ce la lasciaste questa riflessione, non per rubarvela, perché tanto ve la porterete a casa comunque dentro il vostro pensiero, dentro la vostra esperienza di questo breve, insomma, pomeriggio, ma perché in questo modo potremo raccogliere queste vostre riflessioni e tenerle presente quando lavoreremo insieme sia in sede plenaria che nei laboratori. Ecco, passo la parola ad Elena, ma mi piace introdurla con una sua frase che si trova nel suo ultimo libro, per farvi capire un po' con chi abbiamo a che fare. Insomma, lei dice: negli anni riuscire ad essere chiara, logica, facile da comprendere, diretta nel messaggio è diventata una mia ossessione. Saper pensare e saper parlare sono legati, non è retorica come arte del dire, è arte del ragionare, del farsi ascoltare, del muovere le intelligenze altrui. Farsi capire è un dovere morale degli esperti e degli intellettuali, e c'è un pensiero sulla città che va reso pubblico. E quindi noi abbiamo scelto Elena non solo per quello che è, ma anche per come è. Elena Granata. Grazie. Grazie, grazie Valentina. Di queste parole davvero belle, amichevoli. Devo dire che da quando sono arrivata ieri mi sono sentita accolta come a casa, e questo è la conferma di questo spirito dei luoghi che agisce attraverso le persone. Ho pensato di non usare delle slide, ma di avere degli appunti cartacei, e questo è un rischio perché mi affiderò solo alla mia parola e anche al pensiero creativo che nella relazione con voi cercherò di affrescare stando in quest'ora, ora e mezza insieme. Perché? Perché c'è un atteggiamento col quale cerco di entrare nella vostra comunità, che è quello di chi si trova davanti a un atleta che si è già dato delle asticelle molto alte. Non tutte le città hanno un piano strategico su cui si sono appoggiati, hanno fatto un processo di partecipazione negli anni, come sempre complesso, hanno avuto degli amministratori che ci hanno creduto, possono dire vieni e vedi. Ecco, allora quando un atleta ha già l'asticella molto alta, beh, come fai a fargli fare il salto ancora più alto? E allora il mio compito è un compito ingrato, perché apre una serie di riflessioni alte, cioè di persone che vengono da fuori e quindi hanno magari meno pudore, hanno più libertà nel dire delle cose che poi voi userete come volete, e che vanno nella direzione della domanda che forse vi siete posti anche voi nella scorsa puntata. E adesso? E adesso che ci siamo dati un metodo, abbiamo raggiunto degli obiettivi, abbiamo cominciato a comporre un puzzle che talvolta ha dato vita a delle vere e proprie rivoluzioni. La spiaggia completamente ripensata, il centro storico, i musei. Ecco, e adesso che cosa vuol dire pensare i prossimi 15 anni? Che cosa vuol dire mettersi nell'ottica di ascoltare in maniera molto profonda lo spirito di questo tempo? Che è un tempo che, rispetto a quando avete cominciato il lavoro, è irriconoscibile, perché siamo passati attraverso una pandemia, siamo dentro un contesto geopolitico molto faraginoso e abbiamo a che fare con una crisi climatica che ci sfida, e che fino a qualche anno fa potevamo dire vabbè, ma riguarda i paesi africani, no, ma riguarda un tempo che magari non vedremo, e poi questo tempo si è accartocciato, si è arrotolato, e noi ci troviamo a fare i conti anno dopo anno con questa crisi climatica che ci fa sentire che cosa vuol dire un cambio proprio di epoca. Allora siamo qua dentro. Allora stamattina ero qui con un gruppo di epidemiologi, quindi sempre su questo palco. È bello tornarci con una platea completamente diversa, e ragionavamo intorno a due parole inglesi che però vi voglio, come dire, regalare apertura di questa riflessione, che sono la parola che vuol dire in inglese prendersi cura, to cure, che vuol dire somministrare una terapia, cioè risolvere un problema dal punto di vista medico, e noi la possiamo usare. La prima parte, i primi 15 anni del vostro piano strategico sono stati quelli della somministrazione di terapie d'urto.
Il problema era risolvere problemi puntuali, trasformare un parcheggio in una piazza, restituire dignità e paesaggio e decoro al castello, trasformare in un luogo di piacere, di divertimento, ma anche di naturalità la spiaggia. To cure. Adesso comincerà il tempo del to care. Che cosa vuol dire? Prendersi cura. E allora questo non vuol dire che noi non continueremo a risolvere situazioni, inverare progetti, trasformare spazi, ma questo è il tempo nel quale noi dobbiamo capire bene, e ci arriverò, quindi vi ho fatto una preview, un'anticipazione di dove voglio arrivare, ma noi dovremmo arrivare a capire insieme, vi darò soltanto qualche pillola, che cosa vuol dire passare al to care, cioè prendersi cura. E vi anticipo, qui dentro c'è il passaggio dalla lingua madre alla lingua padre. La lingua padre è quella che ingegneristicamente risolve problemi, gestisce spazi, ok? Alla lingua madre, che è quella che invece si prende cura della profondità, del senso, della qualità di vita e anche di come il clima interagisce con noi. E quindi vedete che adesso dovremo mettere un tassello per passare da uno all'altro, che non vuol dire archiviare un metodo, che è stato molto importante, che ci portiamo con noi, ma se abbiamo finora ragionato con un metodo compositivo molto architettonico, c'è tanto la mano dei colleghi architetti, cioè trasformo architettonicamente i luoghi come se fosse un puzzle e man mano che risolvo un problema, gestisco uno spazio, depenno da una lista, metodo compositivo a puzzle, al scrivere con la matita. Scrivere con la matita e riscrivere sui luoghi dove ho già fatto progetti, scrivere e riscrivere, passare dalla penna, dal progetto a penna, al progetto a matita. E perché dobbiamo arrivare al progetto a matita, quello reversibile, quello che cambia, quello che è modificabile? Perché viviamo in un tempo di radicale incertezza. Questo, diciamo, è il punto di arrivo del ragionamento, ma facciamo un passo indietro. Un passo indietro che, considerando la vostra città, mi pare particolarmente importante, perché è l'asticella che si alza per i più coraggiosi. Noi abbiamo ereditato dal nostro passato urbano, dagli ultimi due secoli, una città fatta per comparti. E questa è stata l'invenzione del welfare, pensate, oggi ragionavamo di salute, di sanità, è stata il grande processo di generazione delle istituzioni sulle quali noi ancora oggi ci appoggiamo le nostre esistenze. Ma se guardiamo dal lato urbano, noi notiamo che le nostre città sono fatte per scatole. L'ho detto tante volte, ma voglio dirlo qui con una puntualità, una precisione, spero nuova. Una città fatta per scatole perché l'Ottocento ci ha regalato i grandi contenitori funzionali e allora abbiamo interiorizzato tutti noi che ci vogliono le scuole per l'educazione, ci vogliono gli ospedali per la salute, ci vogliono i parchi per il verde e il tempo libero, ci vogliono i musei per la bellezza e la custodia della memoria. Questo mondo fatto per scatole, beh, insomma, si è prestato a una serie di riduzioni semantiche. Cioè, noi abbiamo pensato da 150 anni di poter chiudere i nostri figli nelle aule scolastiche che sono le stesse da 150 anni, dal libro cuore, dai nostri nonni, dai nostri padri. L'aula è la stessa. E quindi banchi eterodiretti verso la cattedra che si erge laddove l'insegnante impartisce un sapere che poi viene restituito pedissequamente dagli studenti che guardano all'insegnante. Ah, questo è ancora possibile nell'era di internet, dell'intelligenza artificiale, dei ragazzi che imparano mutualmente gli uni dagli altri in un apprendimento che invece è orizzontale nel tempo della rete?
sì, è ancora possibile. Oppure possiamo considerare che sia l'ospedale la risposta alla salute delle persone, non considerando, e l'Emilia Romagna è stata fondamentale su questo, nel mettere al centro una salute che trascende il luogo dell'ospedale. Pandemia non ci ha insegnato niente, e quindi che la salute comincia da dove mangiamo, come ci incontriamo, dal benessere relazionale, dalla salute mentale, da come ci muoviamo, dall'attività motoria e fisica. E poi c'è la malattia e l'ospedale. E i musei tanto cari anche a questa città. Ma davvero oggi la bellezza che cercano i ragazzi può essere custodita dentro un luogo dove mi reco a pagamento per pagare quello che la mia città mi offre tutti i giorni? Incoerenze. Allora, tutta la storia degli ultimi anni, ma recentissimi anni, 2, 3, 4 anni, ci dice che sta avvenendo una grande rottura di scatole, rottura di contenitori, e che questo andare in frantumi dei contenitori che hanno custodito le nostre vite è generativo di innovazione e di cambiamento, ma un po' era sempre stato nei nostri geni. Cioè, quando penso al genio italiano, io penso a 3 ingredienti fondamentali che hanno fatto la storia civile di questo paese, che è stata fatta da intuitori, immaginatori, visionari, carismatici, un carismatico, un visionario, un luogo, un progetto. E noi potremmo riscrivere il calendario civile del nostro paese andando a guardare quando si sono create la congiuntura astrale per cui queste tre cose sono state vere contestualmente. 100 anni fa nasceva Franco Basaglia. Nasceva Franco Basaglia a Venezia, che 38enne arriva a Gorizia. Arriva a Gorizia come medico internato dentro l'ospedale psichiatrico di quella che era in quel momento il confine, la frontiera con l'altrove. E Franco Basaglia si trova 38enne a che fare con quella che era l'istituzione totale. L'istituzione totale che lui mette in discussione radicalmente. Rompe le scatole. Rompe le scatole, questo rompere le scatole non è qualcosa di molto complicato. Un giorno arriva un infermiere e gli sottopone le carte che lui deve firmare per allettare ammanettati ai letti i pazienti più turbolenti. E Basaglia dice: e mi no firmo. E io non firmo. No, quella pratica è sbagliata. E poi, perché è sbagliata? Perché possiamo arrivare alla salute in un'altra maniera. Perché possiamo liberarci da quel confinamento che fa ammalare le persone. E ordina i famosi comodini, 300 comodini, perché capisce che le persone senza un luogo intimo, che è il luogo di sé, anche nel luogo della spersonalizzazione, il comodino ti restituisce la dignità dell'essere umano. E poi l'arrivo a Trieste e lì la comprensione profonda che il manicomio è il luogo che fa ammalare, quindi non si può riformare, ma bisogna aprire la scatola, e lì nasce tutta la riforma della legge 180, della legge 80. Ma questa potremmo dire in psichiatria, ma poi potrei portarvi a Ivrea, e noi siamo ancora figli di quell'intuizione di Adriano Olivetti, che sogna, lui che giovanissimo era andato in America a capire cos'era il taylorismo, il fordismo, una catena di montaggio dove invece le persone siano riabilitate nella loro dignità. E sogna a Ivrea, partendo dalla sua fabbrica, no, e io non lo faccio, un piccolo inciampo, vedi come reagisce il sistema e impari come si fa. Vedete che c'è una grammatica, un alfabeto del cambiamento. Adriano Olivetti sogna che la capacità dell'imprenditore attraversi
gli oggetti e quindi il design, lì nasce la storia del design italiano, la bellezza che è legata alle cose, ma è legata anche alle persone, alla dignità delle persone, ma è legata all'architettura, è legata al modo in cui si comunica col mondo, i negozi più belli del mondo, quelli di Olivetti, Piazza San Marco, Scarpa, l'architettura al servizio di un'idea e la relazione parentale tra il pensiero, la fabbrica, il progetto degli oggetti e il territorio. Ma noi non siamo figli di questo desiderio, di legame, di apertura, di corrispondenza tra una cosa e l'altra. Mi fermo e poi vi racconto qualche altra storia, perché cosa vi sto dicendo? Che se vogliamo davvero aprire le scatole, rompere le scatole, noi oggi dobbiamo pensare, Bjarke Ingels insegna, uno dei più grandi architetti visionari del nostro tempo, che l'architettura, ma potremmo dire lo spazio, ma potremmo dire le piazze, ma potremmo dire i musei, non possono più essere una cosa sola. Che spreco relazionale, concettuale, culturale, economico, avere un museo che fa solo il museo. Che spreco psicologico, relazionale, economico, avere scuole che fanno solo le scuole. Che spreco avere spiagge che fanno solo le spiagge e parchi che fanno solo i parchi. Guardate che dobbiamo arrivare lì alla comprensione del e quindi se un museo non fa solo un museo, quali potenzialità generative si sprigionano per ripensare la città non alla luce degli oggetti e dei contenitori, il puzzle che metto insieme depennando dalla lista, ma quali connessioni io creo, genero tra le cose perché si apra uno spazio di progetto, di relazione e di immaginazione che ribalta la città con un atto non compositivo ma trasformativo. Voi la parte del cambiamento l'avete già fatta. Oggi dobbiamo lavorare in profondità, dobbiamo lavorare in densità, dobbiamo lavorare riaprendo circuiti di senso e di relazione. Questa è la sostenibilità. È insostenibile un museo che fa solo il museo e mi costa 3 euro e poi resta chiuso. È insostenibile una scuola che chiude all'una e poi il pomeriggio gli insegnanti vanno a correggere i compiti a casa. È insostenibile un ostello per i giovani dove si concentrano soltanto gli studenti e non c'è integrazione con la comunità, i nonni. E quindi dobbiamo andare a imparare da chi ha pensato le sinapsi, quella che io chiamo l'intelligenza connettiva. Noi veniamo dall'intelligenza collettiva. Comunismo voleva l'intelligenza collettiva, ci mettiamo insieme e troviamo le soluzioni. No, l'intelligenza connettiva è quella che trova le sinapsi possibili e che, partendo da quello che c'è, non devo inventare nulla, paradossalmente potrei farla a costo zero. Mi piace l'idea che non devo pensare a capitali, investimenti, quello già lo fate, continuerete a farlo. Ma in che modo io posso partire da tutto quello che ho e fare in modo che le cose abbiano una potenzialità davvero di apertura di spazi nuovi di progetto? Bologna ha deciso che per il 2026 aprirà tutte le scuole medie al pomeriggio, immaginando che questi spazi vuoti siano davvero colpevolmente sottratti alla collettività. Io penso che se c'è un luogo abbandonato, se c'è un luogo sottoutilizzato, oggi sia uno spreco tolto alla collettività, al bene comune. E lo pensava anche Antonio Loffredo, parroco alla sanità, quando un giorno sono arrivati un gruppo di cittadini a chiedergli se voleva concedere lo spazio di una delle sue cappelle, siamo in una delle chiese barocche più belle di Napoli, per una palestra di box. Se vedete le immagini sono incantevoli. L'idea che questo prete abbia capito
che non servono le palestre, che ci sono chiese infinite vuote e cappelle vuote dove non si celebra più niente e poi la vita resta confinata fuori. E Antonio Loffredo capisce che portandosi i ragazzi della Paranza, quelli che se no la camorra arma per lo spaccio della droga, portandosile in cappella a fare la box, fa economia. E lui dice: sono un economista civile, dice di se stesso. Cioè faccio economia nel senso che uso quello che non avrei usato ai fini sociali, costo zero, con le fiamme gialle che tengono aperta la palestra giorno e notte, e faccio antidispersione scolastica, e faccio recupero del manufatto, e faccio, beh, forse anche missione pastorale. Avete capito la logica? La logica è quella, ma dobbiamo cambiare il paradigma, perché la prima scatola che ci costringe a pensare in un certo modo è la scatola cranica, ed è la scatola cranica quella che ci impedisce che le cose possano essere diverse da quelle che erano, e quindi facciamo molta fatica a entrare nella logica del immagina se le scuole fossero, immagina se i parchi fossero, immagina se i musei fossero. E Roma, che non è che brilli proprio per lungimiranza e capacità di stare sul pezzo del cambiamento, ha immaginato, con l'ultimo assessore alla cultura, di fare delle aule studio per i tantissimi studenti che vengono a Roma a studiare dentro i musei. E sono aule spettacolari. Il costo del recupero di un'aula è 30.000 euro, risibile, molto meno che attrezzare un'aula in autonomia o dentro uno studentato. È però hai l'aula davanti alla Rapacis, è però hai l'aula in Piazza di Spagna. E quella bellezza di cui ho privato gli studenti perché tenevo chiusi a chiave i musei, la grande bellezza, è sottratto allo spirito del tempo. Cosa vuol dire crescere i ragazzi? Vuol dire aprire possibilità di schiudere luoghi, fare in modo che possano abitare proprio quei luoghi che invece terremo chiusi. Io penso che questo sia un nodo su cui si può provare a fare qualche ragionamento. E connesso a questo ce ne sono altri due. Vediamo se riesco a condurvi lì. Ragionavo nelle ultime settimane sul tema dei tempi morti, perché ragionare sulle scatole, casa, lavoro, ufficio, la spiaggia, i contenitori, i nostri figli vivono così, no? L'oratorio, e poi la scuola, e poi la palestra, e poi li porto a casa, non i vostri perché sono bambini che hanno spazi meravigliosi, però altrove sono pochi gli spazi del gioco per strada, della possibilità di essere liberi, di sentirsi liberi, no? Allora, non è soltanto un problema di scatole fisiche, è un problema anche di scatole orarie, i tempi. Ragioniamo sempre poco sui tempi. E mi accorgevo che la nostra vita è continuamente scandita dai tempi morti. I tempi morti. L'architettura e l'urbanistica dei tempi morti non se ne occupa. L'economia non se ne occupa. Vi faccio un esempio. Lascio l'hotel dove sono stata una settimana in vacanza alle ore 10 e ho il volo alle ore 21. E quel pezzo vuoto, magari coi bambini, magari d'estate, magari col caldo, diventa il momento in cui mi pento di essere andato in vacanza. Perché? Perché certo qualche albergo evoluto mi concede di stare o lasciare le valigie, o fare il long check-out, e quindi mi attardo il pomeriggio. Ma quel tempo non è un tempo che è stato oggetto di pensiero, di progetto, di ricucitura tra i luoghi della mobilità, i tempi dell'hotellerie, i tempi del tempo libero. Che cosa posso fare in quelle ore in cui pendolare vado a Bologna e avrei voglia di fare una lezione di yoga? E no, perché tu devi stare nella tua scatola, e quindi il viaggio, e poi torni a casa, e quindi pendoli. Allora io ho la sensazione che in un contesto come il vostro, che ha un'ipersensibilità
al benessere, benessere delle persone. Voi fate venire qui le persone da ogni parte d'Italia ed Europa perché qui ti faccio stare bene, mangi, stai bene, la sera sei accogliente. Ecco, c'è un pezzo in più da fare, che è quello di candidarsi davvero ad essere il luogo dove si lavora sui tempi morti, che sono tempi vivi, che possono diventare tempi vivi, che sono tempi in cui tu metti le persone a fare cose che non avevano pensato di fare e magari gliele offri. E questo non è volontariato, questo è business. Cioè ripensare la città come luogo delle opportunità, per cui non soltanto il sabato alle ore 10 deve andare, perché c'è un altro turno, taylorismo come in fabbrica. Io vorrei un Olivetti che sogni una ospitalità fatta sulla misura dei bisogni delle persone. Qui si aprirebbe un capitolo bellissimo, creativo, narrativo, che potrebbe essere davvero configurare un luogo dove tu l'ospitalità la calibri sui bisogni delle persone. E poi la stagionalità, il fatto che ovviamente ci sono dei tempi del turismo che sono quelli, ma oggi c'è una fame, una sete di benessere di un altrove che non è appagata e che in contesti come il vostro potrebbe davvero avere un altissimo potenziale. Punto, un altro tema fondamentale che ha sempre a che fare con dal to cure al to care. Bene, abbiamo delle piazze meravigliose, abbiamo delle piazze che si allagano, abbiamo degli spiazzi che sono stati tolti alle macchine, abbiamo ridisegnato con mano architettonica il lungomare, abbiamo ricucito dal punto di vista della mobilità la fiera e la costa. Bene, e qui davvero perdonatemi se non dobbiamo farlo domani, però entro a gamba tesa e quindi mi perdonerete, avremmo già da ricominciare da capo. Perché? Perché oggi il cambiamento climatico che preme sulle nostre città ci sta dicendo che la città di pietra, la città senza gli alberi, la città dove le acque non... E avete fatto un lavoro idraulico meraviglioso, però la città dove l'acqua, i suoli, la depavimentazione, la piantumazione non ci aiutano ad abbattere le isole di calore, non è più adatta a noi. E quindi io lo so, perché in giro per l'Italia noi abbiamo adottato il registro del decoro. È stata quella la parola fondamentale della progettualità, il decoro, l'ordine, la ritrovata spazialità, le geometrie. E in questo momento noi dovremmo lavorare sulla pelle della città. Sulla pelle della città cosa vuol dire? Che se noi non facciamo tempestivamente, con urgenza e con grande serietà un lavoro sulla pelle, che vuol dire la capacità di assorbimento dei suoli, la capacità di stoccaggio dell'anidride carbonica, la capacità dei suoli di non riflettere calore, asfalto e cemento, noi non ce la faremo. E quindi vedendo quelle belle piazze, che sono quelle che ho visto belle in ogni parte d'Italia, quando una città è bella è fatta così. Io ho detto le stesse cose in piazza al Festival Francescano, che aveva appena ultimato una piazza meravigliosa tutta di pietra, ma oggi noi abbiamo bisogno di recuperare la pelle della città. Si chiama città spugna e tutti gli scienziati ci stanno dicendo, là dove non possiamo agire collettivamente sulle ondate di calore che non dipendono da noi, noi collettivamente possiamo agire sulle isole di calore che dipendono da noi.
E quindi la pelle delle nostre città, la materialità, la consistenza delle nostre città, da lì la necessità di andare in profondità, non è la copertura, è la densità, la possibilità di avere più natura, la complicità con la natura e l'ombra. Io vorrei avere 10.000 urbanisti che si occupano soltanto di ombra. Ombra, penombra, moderazione e mitigazione della luce, progetto della luce urbana, risparmio energetico, comunità energetiche, pannelli solari, pelle della città. Ecco, voi capite che noi stiamo passando, ma in tempi rapidissimi, rapidissimi, e tutti i finanziamenti dell'Europa oggi arrivano là. E quindi, ci piaccia o non ci piaccia, i soldi passeranno da là. E stanno arrivando i soldi a fondo perduto per chi lavora sulle città spugna. E quindi quelle che vengono chiamati giardini inondabili, le SUZ, e quindi la capacità drenante dei suoli. Ma non stiamo parlando dell'extraurbano. Stiamo parlando delle piazze storiche, facendo venire i capelli in piedi ai nostri sovrintendenti. Ma tra i capelli in piedi dei nostri sovrintendenti e la salute psichica, fisica e morale dei nostri figli, verrà il giorno in cui sceglieremo da che parte stare. E allora, quando parliamo di ripiantumare, non stiamo dicendo per un valore estetico. Veniamo da una cultura estetica: l'ornamento, la pianta adornativa, la pietra che ricorda le città che sono state, e che quelle città non sono mai esistite, ovviamente, perché le città del passato avevano lo sterro, ma ci siamo inventati un passato che piace alle sovrintendenze, e quindi continuiamo a dire avevano la pietra. No, è un'idea del passato che piace a noi, perché ci siamo abituati a considerarla bella. Ma se è bella ma non è buona, kaloskaya gazos, e ci fa male e peggiora la condizione ambientale delle nostre vite e ci fa ammalare, non è neanche bella. Dovremo cambiare il paradigma estetico. Questo è un altro bel tema. È un altro bel tema. Capite cosa volevo dire all'inizio con abbiamo progettato con la penna? Oggi dovremo progettare con la matita e la gomma, cioè sapendo che continuamente, e questo è il bello del nostro tempo, la comunità scientifica, i saperi esperti, l'incrocio finalmente con la cultura ambientalista, con i botanici, con gli idraulici, che finalmente abbiamo scoperto che esistono gli idraulici e che dicono la loro. Benedetto cambiamento climatico, che abbiamo scoperto che sono un attore fondamentale. I botanici, gli ecologi, ok? E quindi, se dovessimo riscrivere la grammatica delle nostre piazze, noi dovremmo scriverla con loro. È certo che questo vuol dire fatica, cambiamento, reversibilità dei nostri contesti. D'altra parte, è come avere una casa dove tu hai un bellissimo tappeto di lana, ma ci sono 50 gradi, il tappeto lo arrotoli, accetti l'aria condizionata se vuoi sopravvivere. La metafora non è proprio calzante, ma insomma, capite che. Ok. Ulteriore punto. Quanto avrò parlato? Una mezz'oretta. Allora, ho ancora un paio di punti e poi vorrei chiudere, perché così facciamo le domande. Allora, se tutto questo che vi dico è vero, e quindi dovremo imparare a usare più la matita, dovremo avere dei saperi esperti più dialoganti, dovremo essere più capaci di fare giardini che piazze, e c'è una bella differenza. Dovremo rinnamorarci del potenziale aggregativo del giardino, dell'ombra, rispetto alla piazza monumentale, e questo implica veramente un cambiamento culturale. Se tutto questo è vero, chi sono gli interpreti di cui abbiamo bisogno? E in questo libro, che ormai ha 3 anni, io cerco di... intanto sono andato a vedere che faccia aveva, cioè l'ho incontrato, chi fa questo mestiere, che non è una figura sola, ma una pluralità,
di. E ho avuto bisogno di dargli un nome perché non mi appagava a dire che era l'architetto, che era l'ingegnere, che era l'urbanista. Talvolta è l'ingegnere, talvolta è, ma è il placemaker. Quando dico placemaker, voi capite che cosa sto dicendo? Il plasmatore di luoghi, non il disegnatore organizzatore tecnico. Qui c'è da passare da cure a care. E quindi io ho bisogno che questo placemaker abbia tra le mani, padroneggi la sostenibilità, l'economia, il clima, le relazioni tra le persone. Quindi è un personaggio interessante, io dico è l'ispiratore del progetto ed è il regista che poi ha bisogno dell'architetto, che poi ha bisogno, e questo io penso che sia il vostro ruolo. Cioè ritagliarsi un ruolo da placemaker vuol dire tenersi il pallino della regia e sapere che oggi, quando noi agiamo sui luoghi, abbiamo bisogno di guardarli da tante angolature diverse. Potrei anche azzardare che se il primo modello era più maschile, il secondo modello è più femminile, ha più a che fare con gli usi, con il senso, con la materia, con la porosità, con le scelte, che non con la razionalità del disegno organizzativo. Questo è il cambio d'epoca che io vedo da osservatrice e da studiosa di queste cose. Un ultimo tema che mi sta molto molto a cuore, perché è il primo problema dal punto di vista della metamorfosi della città. L'Italia, che è un piccolo paese molto bello, molto ambito, oggi è oggetto del desiderio di scorribande di finanziatori, imprenditori, investitori, grandi brand che si mangiano le città in nome della rendita. Che poi questa cosa noi sul territorio la chiamiamo Airbnb, e che ci sembri fatta da infiniti piccoli proprietari che vogliono massimizzare il vantaggio di disporre di un appartamento, di una stanza, di uno stabile, poco importa. Ma il modello seduttivo che c'è dietro, e questo lo vedrete bene perché farete una puntata sulla gentrification, quindi farete un affondo, questo modello seduttivo sta dicendo alle nostre città: le città possono diventare dei grandi luoghi di profitto dove ciascuno massimizza il vantaggio di essere piccolo proprietario, che è disposto con la molla dell'avidità a non rinunciare a un euro. Milano insegna, puoi il tonificante delle relazioni milanesi oggi è: puoi chiedere qualunque cifra. Ah, che bello! Lo dicono con una sfacciataggine: posso chiedere qualunque cifra. Ah, che bello! E chiedi qualunque cifra e Milano sta perdendo studenti, giovani famiglie, sta perdendo talenti, sta perdendo i ragazzi del sud che non vengono più a studiare a Milano, perché io posso chiedere qualunque cifra. Pensa che bello! E non abbiamo più gli infermieri e non abbiamo più i precari della scuola, perché a Milano non si trova più casa. Ma non è Milano, è Bologna, è Trieste, è Padova, e Napoli, persino Napoli, e Roma, e naturalmente Rimini, nel piccolo. Questo modello economico, ma non è economico, che massimizza la rendita del singolo, è corrosivo delle relazioni sociali, perché mette uno contro l'altro, ed è l'opposto di quello che vi ho descritto prima. L'imprenditore che capisce che lui è responsabile della comunità tradisce i valori civili, perché mette ciascuno di noi nella possibilità e nella tentazione di fare soldi facili, e quindi non aggrega, non crea capitale territoriale, impoverisce i luoghi e naturalmente ci pone una domanda di fondo, che è la domanda che vorrei regalare a voi, a cui non do una risposta: ma la città che stiamo costruendo per chi è? La città che stiamo costruendo, la Rimini che stiamo costruendo,
per chi è, se siamo disponibili al saccheggio delle nostre risorse immobiliari a vantaggio di chi non si sa neanche chi è. Potrebbe essere il russo oggi che viene, che ritorna, potrebbe essere l'investitore arabo, potrebbe essere il ricco milanese. Ma per chi è la città? Oggi questa domanda forte, tragica, importante, ha fatto sì che non sono più soltanto le grandi città turistiche. Venezia è così da 50 anni, ma è Venezia. Oggi tutto quello che succede nelle città di qualità, e quindi paradossalmente più diventi bella e più l'effetto collaterale che sei sedotto da quel modello, e allora paradossalmente noi impieghiamo soldi pubblici, beni pubblici, risorse, capitali, piani strategici per fare la città per chi non si sa neanche chi è. È chiaro che qui c'è bisogno di un percorso che è culturale e che è un percorso valoriale e che è un percorso che lavora. Da un lato, e qui lo dicevamo ieri anche con Maurizio, da un lato lavora sulle motivazioni intrinseche. Ci sono sempre 10 su 100 disponibili a fare le cose perché ci credono. Eccoli qua. E poi ci sono tutti gli altri che non sono disponibili a fare le cose perché ci credono, ma sono disponibili a farle se hanno una convenienza. E quindi finalmente viene giù quel muro che di solito separava l'idea che il cambiamento lo operano le minoranze etiche, che sono quelle che hanno cambiato il Novecento. Un piccolo gruppo di persone che si converte a una causa, conquista gli altri con la forza delle loro idee. Quel mondo lì non c'è più. Oggi noi possiamo usare anche la parte sinistra e tutte le scienze comportamentali, il nudging, la spinta gentile, la psicologia sociale ci dicono che oggi noi possiamo far fare cose belle e giuste anche a chi non ha capito che hanno un risvolto etico. E questo è un punto molto importante, perché noi veniamo ancora da una scuola, tutti noi, se no non saremmo qua, che le cose si fanno perché sono giuste. Certo, questa è la mia cultura. Ma io so che le persone fanno le cose anche perché hanno una convenienza. E allora, un piccolo comune della Brianza con cui stiamo lavorando coi colleghi, abbiamo steso il piano clima, che dal mio punto di vista oggi sarà il piano dei piani. Nell'architettura del futuro noi avremo il piano clima, prima metto in sicurezza la pelle mia, del pianeta, degli animali, dei miei figli, sotto i piani tecnici, ultimo il piano che è quello urbanistico, che paradossalmente sarà sempre meno importante perché dovrà recepire le scelte che una comunità si dà per vivere bene. Dentro il piano clima, in una città che è sostanzialmente tutta privata e quindi fatta di la Brianza, casa, giardino, box, cane, pizza, in una città fatta così, su quali valori etici lavoro? Col sindaco abbiamo deciso di lavorare sul convincere le persone che se piantumano bene il loro giardino, un nimbia alla rovescia, non nel mio giardino, nel tuo giardino, proprio. Perché se tu piantumi il tuo giardino, fai il tuo interesse, e qui noi questo ragionamento lo potremmo fare per la balneazione, per i proprietari, per tutte le cose, cioè dobbiamo trovare la leva che fa sì che le persone trovino la ragione per agire nel proprio convenienza e poi capiscono che c'è anche un bene collettivo. Allora, col sindaco abbiamo deciso, se le persone piantumano con il sostegno dell'amministrazione ognuna al suo giardino, il vantaggio ecologico della comunità è pari che se facessimo un parco. È paradossale, ma oggi noi dobbiamo usare tutte le leve lecite, illecite, morali e immorali per portarci a casa il risultato. La chiudo qua. Allora,
Io non aggiungo altro se non che per me oggi è una giornata veramente bella e importante, perché questo momento l'ho sognato tanto e quindi non voglio dire altro. Riporto alle vostre cartoline, riporto alle domande che vorrete farci, e riporto alle vostre riflessioni. Non credo che manchino gli spunti per portarsi a casa e per lasciarci una vostra riflessione, ma siccome di domande ne avete già fatte, chiederei a Maurizio Armeti di continuare al mio posto questo dialogo con Elena, che ringrazio ancora e a cui faccio veramente un altro applauso con tutto il mio cuore, in attesa del prossimo libro e del prossimo invito. È un vero peccato passare la parola a Maurizio in una circostanza come questa, quando abbiamo quando abbiamo avuto l'occasione in qualche modo, davvero, non so a voi, ma cioè per me è stato come squarciare altro che la pelle, anche le ossa, i muscoli e tutto il resto. Avevamo bisogno di suggestioni, avevamo bisogno di suggerimenti, avevamo bisogno di imparare, di cominciare a imparare a ragionare in un modo non convenzionale per approcciare il lavoro nuovo a cui ci stiamo accingendo. E credo che l'inizio sia stato bello tosto, almeno per me lo è stato anche tanto, veramente tanto. E in alcuni tratti mi sono perfino commosso, te lo devo confessare. Però non mi prendo tanto tempo, perché attraverso le domande che già sono arrivate, voi sapete che abbiamo organizzato questa giornata chiedendo a tutti voi che vi siete iscritti, se volevate, di proporre una domanda, un'informazione, una richiesta. Ovviamente ne sono arrivate tantissime di queste domande e quindi è impossibile, come dire, puntualmente risolverla. Rispondere tutte quante in modo puntuale, però insomma ci siamo organizzati in qualche modo per farlo un po' per temi, e quindi il mio compito è continuare a dare la parola a Elena, perché poi si cimenti anche in questo. Però ti lascio respirare un secondo, perché l'altra cosa che invece abbiamo chiesto è stata quella di proporci, attraverso il sondaggio avvenuto con il sistema di iscrizione, di proporci, di chiederci quali secondo voi potevano essere gli attori. Tu ce li hai detti dal tuo punto di vista, però abbiamo qui, come dire, una statistica, un rilevamento statistico, per vedere invece come la pensate voi, o almeno quelli che hanno risposto a questa domanda. Ecco qua c'è il grafico, naturalmente. E allora, chi saranno gli inventori dei luoghi che abiteremo? La domanda è già provocatoria in sé, no? Perché di fatto, come dire, noi ci siamo ragionando per scatole, no? Chi sono gli inventori, chi sono coloro che progettano le città? La risposta ognuno di noi ce l'avrebbe automatica, e invece, siccome siamo qua per domandarci nel futuro o guardando al domani e guardando a coloro che saranno i fruitori della città e del territorio del domani, perché poi oggi abbiamo parlato molto della città, ma io penso che questi ragionamenti valgano ovviamente in modo universale nel territorio come senso. E ecco, invece noi provocatoriamente la domanda che vi abbiamo fatto è: chi saranno gli inventori dei luoghi che abiteremo? E stranamente, non è vero stranamente, invece devo dire molto intelligentemente, le risposte sono state molto da promuovere, insomma, se si può dare questo giudizio. Allora, come posso dire, la parte, anche perché c'è un bilanciamento, mi viene da dire, no? Leggendo, diciamo che lavorerei un pochino sul branding degli ingegneri. Se volete, mi candido a una grande campagna di... Allora, in questi due giorni siamo andati un po' a passeggio per la città, e io ho cercato di raccontare tutte le cose, no? E quindi siamo andati sul mare e le opere di ingegneristiche per contenere l'ingressione marina, e poi quelle per gestire le acque reflue, e poi al ponte di Tiberio per la parte allagabile del parco, che quindi consente.
E lei mi dice, Madonna Santa, ma qui, cioè, gli ingegneri qui hanno avuto un ruolo straordinario, eppure poveretti sono stati non capiti, diciamo che non sono stati capiti, no? Comunque c'è tempo per riabilitarli, evidentemente, anche nell'immaginario collettivo, perché non era evidentemente giusto collocarli in questo modo qua. Non so se ci sono degli ingegneri in sala, ci sono? Neanche un ingegnere, per vendetta non è venuto neanche un ingegnere. Avevano avuto occasione di vedere i risultati in anteprima. No, va bene, le risposte. Allora, hanno superato il 50%. No, trovavo, dicevo, equilibrato, no? Perché da una parte la risposta preponderante le comunità locali, e quindi è fantastico, mi viene da dire, come dire, ci cimentiamo in un percorso dove in effetti ci riconosciamo il ruolo, almeno tra di noi ci riconosciamo il ruolo di avere un protagonismo rispetto a quello che sarà il futuro del nostro territorio, delle nostre città e della vita delle persone che verranno, delle nostre vite e di quelle che verranno dopo di noi, che seguiranno noi, insomma. E quindi ci stiamo dando una grande responsabilità, però un pochino qualcosa riconosciamo anche agli urbanisti, insomma. Cioè non è che proprio tutto da soli, bisognerà che qualcuno anche dia una mano dal punto di vista della competenza tecnica. E questi sono quelli che spiccano per consenso. Poi abbiamo immediatamente sotto un altro bel duo che è fatto dai sociologi da una parte, però anche dagli architetti dall'altra parte. Quindi anche qui uniamo, come dire, due competenze apparentemente diverse che però, diciamo, sul 40% si devono cercare per dare una buona risposta in generale. E scendendo invece intorno al 30% abbiamo attivisti ambientali e artisti. Qui è difficile dare una, come dire, fare una però sono tutti soggetti che non l'ho detto in premessa, sono tutti soggetti che sono venuti fuori che non immediatamente si immaginerebbero a fronte di una domanda di questo tipo. E, gli ultimi naturalmente della classe sono risultati questi, i poveri designer, i poveri etnografi e gli ingegneri, naturalmente. Troveremo anche a loro il modo di potersi esprimere all'interno del lavoro che intendiamo portare avanti. Bellissimo questo spaccato, ne terremo conto e poi magari vedremo che quando lo riprenderemo in mano, quando ci troveremo davanti alle idee, ai progetti che metteremo in campo, per vedere poi invece realmente quali sono le competenze di cui avremo bisogno per mettere in campo il nostro cambiamento. E a questo punto non ti sto a porre le domande, invito però voi, attraverso il talloncino che avete avuto a disposizione, di aggiungere delle altre domande legate anche ovviamente a quello che avete ascoltato. Fino ad ora non avete avuto modo di conoscere, perlomeno non personalmente, non tutti personalmente, Elena, e quindi potete continuare a fare. In questo caso selezioneremo ancora delle altre domande e quindi poi concluderemo la giornata con anche questo tipo di risposte. Lascio a te comunque il lungo elenco di questioni che ti sono state sottoposte per cercare di fare un po' di ordine. Io non ce l'ho sotto mano. Ah, non ce l'hai? No, perché se ce l'hai tu, perfetto. Te ne do solo una pagina. Ah, già, giusto. Più. Ci sono tante. Allora, molte delle cose. Allora, avendo saputo, letto le domande prima, ovviamente, là dove potevo ho già toccato tanti temi, quindi il tema del verde, l'impatto del verde sulla qualità della vita, la questione dei musei, i servizi di prossimità, insomma ci sono tante ci sono tante domande sulla mobilità sostenibile, questo adesso vediamo qualcosa, futuro delle periferie. Questo è anche un bel tema molto bello, comunità energetiche rinnovabili. E l'ho accennato, ma io credo moltissimo che oggi la partecipazione non si snodi intorno a
parole al logos, ma abbia un impatto molto pratico sulla vita delle persone. Le persone vogliono fare delle cose, non solo dire il pensiero. E la comunità energetica, per come l'ho vista io svilupparsi in Italia, è una grandissima occasione di produrre energia, ma soprattutto di fare comunità. Abbiamo assistito alla nascita della prima Caritas nazionale vicino a Bergamo, che produce energia e quindi è in grado di pagare le bollette dei poveri della comunità. Ecco, questo già vi dice anche servizi sociali verso quali povertà energetica, giustizia climatica si va, e quindi con uno slittamento del sociale verso l'ambientale, ma perché oggi non ha più senso dividere le scatole, quindi spesso le persone magari hanno da mangiare ma non sanno pagare la bolletta, e allora vedete dov'è che comincia l'ambientale, dove inizia il sociale, per dire che è un bel momento di... Sì, c'è tanto sulla mobilità, devo dire, la maggior parte sono le piste ciclabili, la mobilità sostenibile. Io quello che ho osservato che vi distingue dalla gran parte delle città italiane è avere portato a casa tantissime aree pedonali, e quindi dove si cammina e si va in bicicletta sostituendosi all'automobile, al parcheggio, certamente con qualche polemica, però ci siete riusciti. Allora, ho la sensazione, ed è il messaggio che volevo darvi, che mi è rimasto un po' nella penna, che di Rimini passano tantissime cose belle di trasformazione, ma non passano quei messaggi che davvero oggi farebbero di Rimini un faro italiano. Penso banalmente alla più grande fiera mondiale di sostenibilità, che è Ecomondo. Voi avete una fiera che parla all'ambientalismo più evoluto del paese, ma anche del mondo, e però non passa l'idea che Rimini ha l'ambizione di diventare il luogo dove si fa la fiera ma si mette in pratica. Vieni da noi e vedi che le comunità energetiche le facciamo, che l'acquisto dell'agricoltura sostenibile lo facciamo, che la produzione... Ecco, poi non vi devo dare io le idee. Allora, l'ambizione oggi è proprio nel costruire rimandi alla Olivetti. Faccio lettera 22, però poi faccio anche la fabbrica che parla di me e poi faccio anche il piano del territorio, perché sono le coerenze e i rimandi che vi rendono potenti dal punto di vista comunicativo. La seduzione di questa passeggiata sul mare, che veramente vi rende più simile a Rio de Janeiro in piccolo che non a Pesaro. Ecco, però Pesaro, dicevamo prima col sindaco, non me ne voglia Ricci, è riuscito a far passare il messaggio che solo Pesaro aveva fatto le piste ciclabili, no? E poi qui vedi che si va in bicicletta dappertutto. Perdonatemi, poi entro proprio con libertà, tanto sono tutti amici. Ecco, allora, la ridondanza nel messaggio, la coerenza nel messaggio è quello che oggi paga in termini di redemption, in termini di accreditamento. Ne parlavamo prima e dicevamo, ma qui c'è un immaginario molto legato a quella che è stata Rimini storicamente. Sì, ma se siamo riusciti noi a Milano a convincere il mondo che a Milano non c'era più la nebbia, c'era il sole, e che a Milano venivi ed eri felice perché i milanesi sono simpatici, beh, voi capite che avete un gioco molto più semplice, perché partite dal fatto che quel modello anche turistico forse oggi non esiste più, è una piccola parte del turismo, e che però oggi veramente qui si può tutto l'anno trovare cose. E poi c'è un punto che... questo veramente è il vostro genio nel senso dello spirito della lampada. Lo sviluppo civile di una città dovrebbe essere denotato, notificato da quante cose gratuite si possono fare in quella città. Perché siamo tutti bravi a farle pagare. Siamo tutti bravi a dire, guarda, tu se esci di casa puoi fare l'aperitivo con gli amici, andare in discoteca, andare in palestra, pagare lo psichiatra. Ma qui un ragazzo che esce di casa
può fare tantissime cose gratuitamente, altre le paga, ma alcune sono gratuite. Ecco, io penso che, ed è il prossimo libro che scriverò per Einaudi fra 2 anni sulla città e la gratuità, quindi datemi materia per scrivere il libro. Allora, oggi la civiltà, la cultura civile di una città si misura su quante cose gratuite le persone possono fare, e sono cose semplici: stare su una panchina sotto un albero, andare a giocare a pallavolo sulla spiaggia. Non si può fare a Milano, si può fare qua. Fare ginnastica e yoga davanti al lago artificiale, come si chiama? Ha un nome? Nell'invaso. La chiamiamo la piazza sull'acqua. Nella piazza sull'acqua. E se fossimo a Zurigo, rendere navigabile quella piazza perché sia un luogo dove se fa caldo mi immergo. Se fossimo a Zurigo questa cosa sarebbe possibile, perché oggi l'Europa punta alla balneazione urbana, cioè fa molto nelle città europee poter fare il bagno nel fiume. La Senna è la prossima che arriverà, 2027, ci saranno le spiagge e la balneazione della Senna a Parigi. Allora, questo immaginario metropolitano, una città come la vostra se lo può spendere domani, perché voi già potreste fare l'elenco delle cose che potete fare gratis, e quello è un oggetto di comunicazione incredibile, perché cos'è il gratuito? È un altro modo per dire la città è viva se ci sono i beni comuni. Ma beni comuni fa professor Zamagni e scuola di economia civile della sottoscritta, se dico gratuito fa tanto e consente di immedesimarsi in un mondo che forse è quello che vorremmo abitare. Allora, perché vi dico questi esempi? Perché secondo me c'è un punto su cui lavorare, e qui non c'è, negli esperti non ci sono i comunicatori, non ci sono i narratori, non ci sono i divulgatori, non ci sono quelli che riescono a fare di un luogo con la parola un luogo di immaginazione. E quindi io qui chiamerei gli scrittori, i poeti, quelli che vedete che mancava un pezzo. Milano si è giocata tutto su questo fino ad arrivare al parossismo, che è tutto parola e non c'è la sostanza, però fermandosi un passo prima ce la possiamo fare. Allora, c'erano altre domande? No, perché magari chiedo a Noemi se abbiamo ancora, se siamo riusciti a sintetizzare un po' di domande arrivate dal pubblico. Le mandi. Dov'è che vanno? Qua dietro, no? Tipo cloud? No. Ah no. Aspetta. Eccoci qua. Qual è il ruolo della cittadinanza? Aspetta. Come possiamo rompere le scatole superando il tema delle responsabilità dei dirigenti scolastici, che fanno molto fatica a permettere che le scuole vengano utilizzate 24 ore, H24? Allora, Bologna. Una volta che lo farà Bologna, e Bologna ha fatto anche la città 30 all'ora, torto collo, anche il sindaco si è convinto, però Bologna ce la sta facendo, adesso io vado di comune in comune a dire: ma se lo fa Bologna non hai più l'alibi per non farlo. Al netto di Salvini. Allora, i pionieri, cioè chi fa giurisprudenza, chi fa letteratura, è fondamentale nel nostro campo, perché ovviamente se c'è una città che lo fa, se c'è una città che ha imboccato questa strada, poi sarà più facile convincere che si possa fare. Dopodiché io due cose dico che gli insegnanti, anche col peggior dirigente, possono fare: spostare i banchi in classe. Non vi può dire niente nessuno, ed è la cosa che io faccio sempre tutti gli anni. La prima cosa, gli studenti cambiano l'assetto dell'aula, perché se tu smuovi l'assetto dell'aula liberi energie, questo a costo zero. E poi non è possibile avere una città come la vostra e fare lezione a scuola, bisogna andare a far lezione nel posto più adatto all'apprendimento. Le maree si studiano davanti al mare, sulla spiaggia. La fotosintesi clorofilliana si studia arrampicandosi sugli alberi. La storia dell'arte si impara andando nei musei, addirittura facendo la notte nei musei. Cioè, quando tu hai dormito una volta a 10 anni nel museo, te lo ricordi tutta la vita, se tu ti sei... Capite che la didattica... Poi c'è la questione del dirigente.
arriveremo anche a lui. Però prima di allora abbiamo tante scorciatoie, che sono quelle che suggerisco. Io ho fatto questo discorso alle scuole elementari di Genova, che non portano i bambini al mare, a Genova. Ma voi li portate i bambini sulla spiaggia? Perché se fai la lezione lì o se fai la lezione in aula, le neuroscienze oggi ci dicono che l'impatto sul cervello, ok, è profondamente diverso. Quell'esperienza diventa memorabile, empatia, simpatia, confidenza con i luoghi, non hai bisogno di fare educazione ambientale. Questo è un temone gigantesco. Quindi le scuole H24, certo, poi ci arriveremo, perché bisogna riuscire anche a ottenere, come il Politecnico di Milano, che ha questo patio aperto giorno e notte, e penso che sia la cosa più bella che ha il Politecnico, non i ranking internazionali, ma i nostri studenti possono stare la notte nelle aule a lavorare insieme, e questo è memorabile. Ancora ne hai? C'era prima un'altra che mi piaceva, che avevo appena visto prima, non me la ricordo più. Ne è passata un'altra prima? Era importante, cos'era? Su che? Cosa può fare la cittadinanza? Qual è il ruolo della cittadinanza? Come è possibile inserirla e renderla protagonista in un percorso di cambiamento culturale, prima e progettuale poi? Allora, questo lo scollamento si sente tantissimo. Allora, io sono molto, molto, molto scettica sui percorsi di partecipazione. La partecipazione è stata inventata da De Carlo qui, peraltro, tanti decenni fa, e dicevamo era un demiurgo anche lui, era un autoritario anche lui, perché poi sapeva bene dove voleva andare a parare. Però per come abbiamo usato lo strumento della partecipazione, spesso è stato il modo per costruire il consenso intorno a un progetto che era già stato fatto. Questo non vuol dire che non la usiamo, però la usiamo in maniera molto più laica, meno ideologica che nel passato. Io oggi però vedo che le persone, ma anch'io sono fatta così, e quindi mi riconosco nella istanza delle persone, che non hanno più soltanto bisogno di dialettica, logos, partecipazione come confronto di idee, che pure ci vuole, l'agorà. Ma oggi il modello è quello del fare insieme cose, anche perché la pandemia ci ha privato di tutto quel piacere delle relazioni, la convivialità, l'attivismo, il fare. Ecco perché le persone spesso si prendono cura di beni comuni, l'orto comune, la condivisione di momenti, andare a imbiancare la scuola. Ecco, questa parte di civismo oggi è molto forte. Allora io mi domando, quale accento mettiamo sulla partecipazione? Oggi la partecipazione, anche qui vi lascio con una metafora, non è più tanto quella delle piazze, quella dei giardini. E la filosofa Joëlle Zask, che mi piace molto, dice che la agorà primitiva, primigenia della piccola democrazia in Grecia è nata sotto un platano. E la parola platano è la parola che significa piazza, place, plata. No? Allora dice, la democrazia è nata sotto un platano. Che cosa vuol dire? Che oggi per noi democrazia, logos, partecipazione, militanza, condivisione delle idee deve essere condita, e quindi più mediterranea, avere a che fare anche con il piacere delle persone di riunirsi facendo cose insieme. Io credo più in una lunga tavolata in mezzo a una piazza, una sera d'estate in cui le persone fanno comunità, piuttosto che in una fumosa discussione di ore intorno a un problema. Oggi abbiamo bisogno davvero di questa convivialità, che poi è l'intervallo, che è il luogo nel quale produciamo anche idee. Quindi cittadinanza sì, ma creativa, innovativa. Milano in questo momento, che è una città molto sofferente, chi la conosce, sta producendo tantissime energie di persone che, non so, si riappropriano di spazi con le biciclette, fermano il traffico, cioè anche un po' militante in una città molto sofferente, perché sta emergendo un bisogno di socialità che
troverà la sua espressione. Quindi questo è. Poi una di sette, basta. Dipende da te. No, io non so, non ho il cellulare, per cui ignoro che ore sia, però no, non voglio stancare il pubblico e sì, quindi mi adatto a quello. Abbiamo preso, abbiamo preso la buona abitudine di rispettare gli impegni degli orari, certo, di non sforare rispetto agli orari che abbiamo. Una domanda. Ce ne abbiamo ancora una? Perfetto. Adesso sarà una domanda che non so. Tiè, magari, però, magari ce ne fosse. Sai come dire? Bravo, bravo, bravo. Poi tonfo sul finale. No, una domanda facile, vi prego, che è l'ultima. Oh, questa la faccio anche, la sottoscrivo anche. Bastardi, io quella. Proprio l'ultima me l'avete lasciata. Questa la sottoscrivo anche io, molto volentieri. Come liberare la nostra città dalle automobili? È un po' esasperata messa in questi termini qui, però diciamo che già un po' oggi ci hai dato indicazioni. Già avete fatto delle cose meravigliose. Già avete liberato il centro, come ieri mi ha stupito il silenzio. È vero che era lunedì, martedì e non è estate, però quel silenzio di camminare per strada e sentire i tuoi passi, io non lo vedo in giro, cioè non lo vedo neanche nelle piccole città, non lo vedo neanche a Bergamo, a Lecce, cioè è veramente singolare. Questo vuol dire che già avete fatto un pezzo enorme, però c'è tutto l'altro pezzo che invece è quello che a me appassiona, che è, e qui siamo veramente nel nudging, siamo nella spinta gentile, nel convincere le persone a lasciare a casa l'auto perché hai un'alternativa molto bella. E quindi i giovani già sono meno affezionati all'auto, se potessero avere i mezzi pubblici si muoverebbero con i mezzi pubblici, però insomma praticare le alternative ci vuole. Conosce cos'è? Lei sta da 2 anni, si parte di sempre nuovi percorsi, permessi di costruire, sì, mamma mia, questa mi interessa anche, e questi si chiamano oneri di urbanizzazione. E quindi con quelli ci pagate quelle altri. E o si spezza questa roba qua, oppure qui casca l'asino. Ma non è colpa del sindaco, né di questo né del precedente. Questa è la macchinetta che Silvio Berlusconi, buonanima, si inventò nel 2005 per far quadrare i bilanci dei comuni. E quindi lo sapete bene che questa è la macchinetta. Aspetta, no, un'altra ancora, ma siete tremendi. Ma come faccio? Cioè, neanche... ci hai provocato e quindi adesso... Questo cos'è? Salto? Come? Sì, le vecchie generazioni che spesso detengono più capitale ad investire eticamente. No, come guarda, si può convincere le vecchie generazioni? Le vecchie generazioni non si convincono. Io su questo punto sono totalmente negativa, prendo delle proprio tramvate, perché in ogni, soprattutto nelle piccole città, mi misuro continuamente con potentati come se fossimo nel Rinascimento, nel Medioevo, di poteri che sono incrostati e di spazi che non si aprono, e piuttosto morti che aperti. Ecco, quindi questo è il vero casus italiano. E alcuni scompariranno per morte naturale. E qui... Basta. Bene. Beh, io credo che allora la ragione per cui abbiamo organizzato il nostro nuovo lavoro partendo da questi incontri ispirazionali è ben nota, e lo scopo è quello, come dire, di accingerci, avendo creato all'interno di noi, come dire, delle chiavi, dei filtri, no? Con cui ragionare e riflettere per poter prendere decisioni, in questo caso mi viene da dire decisioni giuste per il contesto dentro il quale ci stiamo muovendo e ci muoveremo come città, evolveremo come città in futuro. Questo è il primo degli incontri. Personalmente credo di poter dire che è stato particolarmente centrato, perché le chiavi di lettura che abbiamo ricevuto oggi, che io personalmente ho ricevuto oggi, sono edificanti e mi aiutano sicuramente a
accingermi a ragionare in un modo che mi fa uscire dal tradizionale. E quindi ringrazio davvero di cuore, però voi aspettate ancora un secondo perché abbiamo ancora delle comunicazioni di servizio, però intanto, senza che vi alziate, ringrazio veramente di cuore Elena Granata perché è stata formidabile con noi. E temo, purtroppo per te, hai fatto un sacco di complimenti a Rimini e questo ci fa veramente molto piacere, temo che questa amicizia con Rimini non finisca qui, è solo una sensazione, però vedremo come andrà a finire. Noemi, a te il compito di darci, come dire, da adesso in avanti organizzativamente come ci muoviamo, prego. Grazie. Allora, solo per chiudere, questo è solo il primo appuntamento, ma ce ne saranno altri. Stiamo completando il calendario sia degli Inspiration che dei laboratori. Il programma, i lavori entrano nel vivo da maggio, dalla seconda metà di maggio, quindi continuate a seguirci. Noi vi invieremo ancora comunicazioni, quindi ci saremo sempre e vi racconteremo tutto quello che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Chi non si è iscritto può iscriversi alla nostra newsletter, chi vuole seguirci sui social ben venga, altrimenti insomma poi ci rivediamo al prossimo Inspiration e ai laboratori di oggi e domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.